Buonasera amici di Betty e Marco. Allora, stasera prepariamo una cosa buonissima che loro mi richiedono, che ormai richiedono. Faremo la mattonella bianca, perché di solito da noi la mattonella si fa col pomodoro. Oggi... Ma costa molto, non lo so se sanno cosa è. È una cosa di pasta sfoglia meravigliosa con dentro pomodoro, prosciutto, una favola. Diciamo, questa è la nostra mattonella bianca. La nostra versione, quella versione, bianca. Esatto. Vediamo, io un pezzettino l'assaggerò, eh? Oggi quel pesce però buonissimo, stasera lo mangerà pure Marco. Allora, inquadra. Una sfoglia di pasta pizza come base. Quindi, pasta pizza. Pizza, esatto, pasta pizza. Andiamola a condire. Come? Prima di tutto mettiamo del buon prosciutto cotto. Ma si può condire come si vuole. Certo, però, allora... Dovrei io fare la mattonella, quindi per favore, dovrei essere io ad assaggiare, visto che mi viene il desiderio. Vabbè, lo faccio io per te, certo. Che io sento questo tuo desiderio. Sì, e ti sacrifichi. Allora, mettiamo abbondante prosciutto. Comunque è rapida, rapida questa. Sì, non ci vuole nulla, però viene una delizia. Una cosa va infornata, giusto? Sì, questa anche come merenda, secondo me. Quale merenda? Io me la mangio tu. Ma tu, amore! Questa è la ma... mia. Allora... Base, pasta pizza, prosciutto, provola, io metto sempre affumicata perché a noi diciamo piace di più, però potete usare anche la provola dolce, quindi riempiamo di provola, io ne sto mettendo 5 fette. Ok, però si può mettere quanto se ne vuole. Certo, ne però penso che sia sufficiente. 10 ne avrei messe però. Dopodiché ho scelto della crescenza. Dove andrò a mettere la crescenza? Ne prenderò un poco per volta e la vado a mettere su ogni fettina di provola. Questa è la crescenza? Questa si scioglie, diventa una bontà. Io adoro la crescenza e per ora evito, diciamo, di mangiare formaggi. Che comunque è sempre un formaggio questa crescenza. Certo. Okay. No, tu devi evitare, questa è quella, è mia, di Alessia. Lo so che devo evitare, lo so. Ok, qua ne aggiungo un altro po', che poi questo si scioglie tutto, a questo punto lo finiamo. Eh sì, abbondiamo. Viene deliziosa, veramente si metterebbe, si può aggiungere anche il pomodoro, eh? Il pomodoro. Ma questa noi la chiamiamo la mattonella bianca, perché in teoria nella mattonella palermitana c'è il pomodoro. Esatto, allora, a questo punto come copriamo? Con un rotolo di pasta sfoglia. Allora amici, guardate, io l'avevo rotonda. Non ce l'avevo rettangolare, ma è la stessa identica cosa, perché io gli angoli me li chiudo in questo modo. Tutto si può fare, non importa se non c'è la rettangolare. Adesso la vado a girare e chiudo anche gli altri angoli. Gio, tu ne... Allora, voi non lo sapete, ma mentre io faccio la ricetta, Marco continua a mangiare. Io mi finisco prosciutto. Questo prosciuttino. Cioè... Io, guarda Gioia, sei veramente incorreggibile. E allora, guardate, sto chiudendo bene i bordi. Ok. Quindi si chiude tutta la, diciamo, mattonella con una pasta sfoglia sopra. Esatto. Guarda. Ok, l'abbiamo chiusa per bene. Ma viene una delizia questa. Dopodiché, io avrei chiuso qua. E chiudiamo anche lì. L'hanno chiuso, certo. Se no scappa, amore. Se no scappa tutto il condimento. Ok, dopodiché cosa facciamo? Bucherelliamo. Ma viene deliziosa perché si scioglie il formaggio all'interno. Ma questa per te è come merenda, non una cena. Ma certo, questa poco, questa è mia, di Alessia, ed è poca. Alessia farà merenda anche con questa. Ok. Prendiamo un uovo, che ho preso un uovo. Uovo di? Di gallina, guardate che bello questo uovo. Lo sbattiamo per bene. Sei sempre seduta comunque. Sempre, evito, anche se non sto un attimo ferma a casa. Comunque, diciamo che poi mi rilasso facendo le ricette. Quindi si sbatte un uovo perché penso, suppongo si passa qui sopra. Si passa. Spennelliamo il tutto. Che meraviglia. Eh sì. Che bontà. Dimmi solo che cuoce poco e io sono felicissimo. 180 gradi,
Ma 25-30 minuti deve cuocere, non sai, insomma, stai scherzando. Devo aspettare 30 minuti. Ma pensa a me che la sto facendo e non ne posso mangiare. Ma ho una ricetta, ragazzi, domani. Finalmente Marco mi ha comprato i risoni oggi, che avrei dovuto farla oggi. Ho una ricettina molto buona. Allora, prendiamo i semi di sesamo, io li metto, però ovviamente a gradimento, perché la mattonella è molto piena di semi. Sì, Gio, infatti abbondo, sì, perché sì, a sì, me viene, Alessia piace piena di deve semi. Deve venire proprio piena piena. Ok, e adesso passiamo. Allora, qua, qua. Ma guarda, mi controlla pure i pezzi, i pezzi. Anche qua, ah, tipo in questo bocco. Sì, sì, qua. Adesso inforniamola a 180 gradi, 25-30 minuti, controlliamola sempre e vi faccio vedere questa mattonella, che bontà, dimmi. Forno? Statico, ma anche ventilato va bene. 180 gradi, 25-30 minuti. Amici, la nostra mattonella bianca è pronta, guardate che meraviglia. Mamma che io bontà. La devo tagliare, io non te la devo assaggiare. Una squisitezza. Sì, sì. Quanto è cotto? 30 minuti. 30 minuti. Una ancora bontà. È bollente, sì. Che buono, io forse non, dovevamo per... non resisto, non resisto, vabbè, un pezzettino, il brucio? Una delizia, il profumo è meraviglioso, aspettate. Guardate dentro, che bontà, che buono, sento il profumo del prosciutto e del formaggio. Vediamo dentro. C'è tutto il formaggio. Che bontà. Adesso un pezzo d'assaggio, me lo mangio. Aspettate che l'assaggio direttamente. È caldo. Com'è? Buona. Buona, guardate buona. Che meraviglia. La mattonella bianca di Betty e Marco. Buonissima e facilissima. Io vi ringrazio di tutto, noi ci vediamo domani con questa pasta che avrei dovuto fare oggi, e che dire, siete meravigliosi, al prossimo video, ciao da Betty e Marco, ciao amici! Ciao, amici.